Bene ragazzi, appena terminata, sto vedendo sui highlights, la quarta tappa del Giro d'Italia da Catania a Caltagirone, il primo arrivo in salita, anche se non era una salita che avrebbe potuto, si sapeva che non era una salita che poteva fare selezione tra i uomini di classifica. Io parlo di quelli che possono vincere il giro, quindi tu, Moulin, Aru e From. Ha vinto Wellens la tappa, non ho ancora visto se è cambiata la maglia rosa, non credo, sinceramente, però. Comunque, quello che è certo è che Wellens ha fatto una gran volata in salita e l'ha portata a casa vincendo bene. Una tappa un po' particolare perché alla fine non era né per velocisti né per scalatori, in quanto veramente c'era questo arrivo in falso piano abbastanza pesante. Dopo, però, insomma, non erano salite che potevano dare fastidio a livello agli uomini di classifica, appunto, però diciamo che non si è creata tanta, tanta selezione, quindi sono arrivati col gruppone al traguardo e alla fine Wellens l'ha spuntata. Devo essere sincero, ha fatto un bello spunto e credo che abbia meritato alla fine questa vittoria con questo colpo assolutamente importante, perché veramente ha fatto una bella giocata assolutamente il corridore della Lotto. Vediamo solo la figurina, tanto per andare a controllare se ho la figurina di questo ragazzo, anche se dubito perché Lotto Sudale. No, non c'è proprio Wellens, non c'è proprio Wellens proprio. No, no, eccolo qua, ce l'ho, eccolo qua, Wellens, ve lo faccio vedere, lui è lui che ha vinto la tappa. Vediamo se si vede, Wellens, lui è lui che ha vinto la tappa. E niente ragazzi, non c'è molto da dire, bella tappa. Adesso domani il giro è tornato in Italia, Catania, da Catania è partito oggi. Domani c'è Agrigento Santa Ninfa e dunque staremo a vedere insomma come andranno domani le cose. Ecco, intanto di sicuro c'è cioè, che ha vinto Wellens e che il Giro d'Italia è tornato in Italia. Vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!